Allerta terrorismo al massimo livello a Bruxelles, chiuse metropolitane, cinema, sale da concerto. Abbiamo informazioni sul rischio di attentati simili a quelli di Parigi, spiega il Premier. Secondo la stampa belga, a Molenbeek sarebbe stato rinvenuto un arsenale con esplosivi e con sostanze chimiche. Un nuovo allarme arriva intanto dalla Gran Bretagna. L'ISIS avrebbe invitato i foreign fighters di quel paese a non raggiungere la Siria, ma a restare sul territorio inglese e aspettare il segnale per colpire con attentati terroristici. La nuova strategia jihadista in alcuni messaggi intercettati dalla polizia postale. Bisogna adottare tutte le misure necessarie in linea con il diritto internazionale per sconfiggere l'ISIS. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU all'unanimità ha approvato la risoluzione presentata dalla Francia dopo gli attentati di Parigi e che invita a raddoppiare ma a coordinare soprattutto gli sforzi per reprimere gli atti terroristici. Molti contatti tra i leader internazionali in queste ore per Renzi, colloquio telefonico con Obama e pieno accordo sull'impegno comune per sconfiggere l'ISIS. Oggi i musulmani italiani in piazza a Roma e a Milano per condannare le stragi compiute nel nome di Allah. Not in my name, lo slogan che aprirà i cortei. Inizierà il 24 novembre il processo in Vaticano per la sottrazione e la diffusione dei documenti riservati della Santa Sede, la cosiddetta Vatilix II. 5 le persone rinviate a giudizio, Monsignor Balda, Francesca Sciacchi e poi ancora Nicola Maio, i giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi. Fa discutere il clamoroso furto di opere d'arte al museo di Castelvecchio a Verona. I dipinti sono 17, trafugati da 3 uomini che hanno immobilizzato l'unica guardia giurata presente. Il nostro patrimonio artistico è inestimabile, ma è polverizzato in migliaia di siti e c'è chi per tutelarlo ipotizza controlli nei musei anche con guardie armate. Ne parliamo in TG Cronache. Dunque una buona giornata, un buon sabato dal telegiornale della 7. Ricominciamo con immagini che nei giorni scorsi avevamo accostato soprattutto a Parigi dopo le stragi. Siamo al giorno 8 dopo la strage della capitale francese, ma le immagini impressionanti che arrivano oggi sono di una città fantasma che è invece Bruxelles. Il livello di allerta, per farvi capire, è quello massimo, 4. Vuol dire in termini concreti un rischio effettivo e imminente. Così il premier belga che ha invitato i cittadini a prudenza, a essere molto vigili e ha in qualche modo confermato che l'offensiva terroristica a rischio è simile proprio a quello dei giorni di Parigi. Cominciamo da qui e con queste immagini. Una città fantasma dove tutto o quasi si è fermato. Chiuse le due linee della metropolitana, fermi i tram, deviate le linee degli autobus. Annullati i concerti, compreso quello attesissimo di Johnny Hallyday, chiusi i cinema, sconsigliato caldamente lo shopping, soprattutto nei centri commerciali, serrate le porte delle piscine comunali. L'allarme 4, ovvero il livello di massima allerta, è scattato ieri sera quando il governo ha fatto sapere di aver avuto informazioni precise sulla possibilità di una serie di attentati nella capitale belga, così come è avvenuto la settimana prima a Parigi. Allarme confermato stamane dopo la riunione del Consiglio nazionale di sicurezza presieduta dal Premier Charles Michel, che ha ribadito come la minaccia sia seria e imminente. Eppure tutto questo non impedirà al campionato di calcio di andare avanti. Una sola partita prevista per questa sera è stata annullata, mentre si giocheranno regolarmente gli altri 6 incontri di campionato, peraltro previsti in altre città del paese. Perché il cuore della paura è a Bruxelles, dove fra l'altro dovrebbe partire presto una sorta di opera di bonifica del quartiere di Molenbeek. Quartiere simbolo della difficoltà di integrazione, quartiere devastato nei giorni scorsi dal blitz per trovare il kamikaze sfuggito agli attentati di Parigi e la mente delle azioni terroristiche. Controlleremo casa per casa, ha detto il ministro dell'Interno, consapevole del fatto che ben 85 su 130 dei cosiddetti foreign fighter belgi provenivano proprio da Molenbeek. Nessuna conferma invece, ma neppure smentita, della notizia che da stamane gira sui siti belgi, anticipata ancora una volta dal quotidiano La Dernière Heure, ovvero che ieri sera, durante le perquisizioni seguite al blitz di mercoledì, sia stato scoperto in una casa del quartiere un arsenale di armi chimiche ed esplosivo.
Fin qui abbiamo detto la situazione sul territorio, vi abbiamo fatto vedere le immagini di Bruxelles, una città fantasma in un momento in cui, lo sapete, che avete sentito anche dai nostri titoli, l'Unione Europea rompe gli indugi in qualche modo sul fronte sicurezza, per usare le parole del ministro dell'interno francese, dunque blinda le frontiere esterne con una possibilità imminente di schedatura per tutti i cittadini, anche quelli comunitari che faranno rientro nel proprio paese. E poi c'è la caccia a quell'ottavo terrorista della stragi di Parigi, una caccia che continua anche da parte dell'ISIS, a quanto pare, perché a Salah non si perdona il fatto di non essersi immolato come kamikaze. È una battaglia jihadista che continua, che si serra e che cambia anche modalità di colpire. Ascoltate. Rimanete lì, pronti ad uccidere gli infedeli. L'ordine arriva dal vertice dell'autoproclamato Stato Islamico ed è diretto ai foreign fighters britannici. L'ISIS sembra aver cambiato strategia, non più una campagna di proselitismo per attirare nuove reclute nelle campagne militari di Siria e Iraq, ma l'idea di lasciare i combattenti stranieri a casa loro, cellule dormienti, pronte ad essere attivate per colpire in casa del nemico occidentale. La notizia è riportata dal quotidiano inglese Daily Mail, che cita fonti di intelligence londinesi. Le informazioni sarebbero state raccolte intercettando i messaggi che i terroristi si scambiano in rete attraverso siti e codici criptati. Nei messaggi agli estremisti del Regno Unito si chiede quali armi e quante munizioni abbiano a disposizione. Gli viene detto di rimanere in contatto con l'ISIS online e attendere ulteriori istruzioni su dove e quando lanciare gli attacchi. Vengono forniti consigli su come evitare di essere scoperti dai servizi di sicurezza e come reclutare altri giovani. Tra le raccomandazioni c'è anche quella di prendere di mira solo gli infedeli e non uccidere musulmani, segno che la leadership dell'ISIS non vuole che si ripeta quanto accaduto nel massacro di Parigi, in cui sono stati uccisi diversi islamici. Solo quest'anno sono stati almeno 700 i cittadini britannici che hanno lasciato il paese per unirsi ai miliziani dell'ISIS in Siria. Meno rischioso per loro e più proficuo per lo Stato islamico se restano nel paese mimetizzati tra la massa in attesa dell'ordine di agire. Anche alla luce di queste informazioni è comprensibile il massimo livello di allerta, soprattutto a Londra. Così ieri sera la polizia britannica ha effettuato un'esplosione controllata vicino alla stazione della metropolitana di Baker Street, dopo che era stata segnalata un'auto abbandonata nelle vicinanze. Il veicolo poi è stato dichiarato non sospetto e la stazione di Baker Street, che era stata evacuata, è stata riaperta. Se questa è la situazione, è chiaro intuire, come dicevamo, sul fronte della sicurezza si blinda l'Europa, queste sono le intenzioni, ma anche sul fronte diplomatico non ci si può permettere tempi meno stretti, dunque un'accelerazione nella possibilità di gestire meglio di quanto fatto finora il flusso di combattenti stranieri, ma anche il flusso di denaro che in qualche modo fa vivere l'ISIS. E dunque arriva il sì del Consiglio di sicurezza dell'ONU, quella risoluzione francese che in molti hanno accostato a quella che seguì gli attacchi dell'11 settembre. Raddoppiare e coordinare gli sforzi per prevenire e reprimere gli atti terroristici e adottare tutte le misure necessarie. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite raccoglie con voto unanime l'appello della Francia per fare un fronte comune contro il terrorismo. Il documento, che si richiama alla risoluzione che venne votata dall'ONU all'indomani dei tragici eventi dell'11 settembre, non fa riferimento all'articolo 7 che concedeva l'uso legale della forza nelle missioni internazionali, ma sostiene comunque quei governi che vorranno incrementare le operazioni contro il terrorismo. Perché, come ha ricordato nel suo intervento l'ambasciatore francese al Palazzo di Vetro, lo Stato islamico non ha attaccato solo la Francia, ma tutto il mondo. La minaccia Daesh è inedita e globale, mira a colpire la pace e la sicurezza internazionali, come testimoniano non solo gli attentati di Parigi, ma anche quelli recenti in Tunisia, in Turchia, in Egitto, nel Libano, da ultimi quelli a Bamako, nel Mali, in Africa. 14 anni dopo gli attacchi dell'11 settembre, anche la Francia dunque deve incassare un colpo durissimo messo a segno dai jihadisti dell'ISIS. Per questo, è scritto nel documento, devono essere intensificati gli sforzi per arginare il flusso dei foreign fighters, i combattenti stranieri, per prevenire e reprimere i finanziamenti al terrorismo. Ne parleranno la settimana prossima i leader mondiali, da Cameron a Obama ad Angela Merkel, che incontreranno individualmente il presidente Hollande, con il quale discuteranno di lotta al terrorismo e della crisi siriana. Intanto non si fermano le operazioni militari. La Francia, che ha iniziato da settembre a bombardare le postazioni jihadiste in Siria invocando il diritto all'autodifesa, nei prossimi giorni triplicherà la sua capacità di attacco con l'arrivo della portaerei Charles de Gaulle. Anche la Russia sta intensificando i suoi attacchi. Negli ultimi giorni le 10 navi di Mosca
che incrociano nel Mar Caspio hanno lanciato sulle postazioni jihadiste oltre 100 missili da crociera, mentre ha raddoppiato, portandoli a circa 70, l'impiego dei cacciabombardieri strategici. Più di 600 finora miliziani dell'ISIS uccisi durante i raid. Si parla in queste ore di un'offensiva a tutto campo, un fronte quasi infinito. Pensate come nel corso di questi ultimi 8 giorni si sia passati dal cuore dell'Europa a Parigi, all'allerta di questa mattina a Bruxelles, passando per quella terribile giornata di ieri che ci ha portato in Mali, nell'Africa occidentale, con un attacco pesantissimo all'hotel degli stranieri della capitale, il Radisson Blu. C'è stata un'offensiva jihadista e uno stato di emergenza, 10 giorni proclamati dal presidente Keita. E dalla mezzanotte di ieri l'attacco contro il grande albergo della capitale, la presa di 170 ostaggi che ha provocato alla fine, ora abbiamo anche i numeri ufficiali, 21 morti, ci sono, conferma di poco fa, 6 cittadini russi, c'è un belga, c'è un israeliano, ci sono 2 assalitori, i militari maliani cercano però altri 3 terroristi con ogni probabilità appartenenti a un gruppo che era di Al-Qaeda, che ora ha successivamente sposato la causa dell'ISIS, proprio in Mali, dicevamo, che richiama ancora l'impegno nell'offensiva francese, proprio perché i militari transalpini erano intervenuti per fermare l'avanzata nel paese delle milizie islamiche 2 anni fa. È un impegno rafforzato sul fronte diplomatico, dicevamo, sul fronte della sicurezza, con incontri e contatti costanti anche tra i leader del mondo in attesa di quel vertice, però è confermato sul clima di fine mese proprio a Parigi, che sarà occasione di contatto diretto. Però nel frattempo anche l'Italia col Premier Renzi ha la possibilità di ribadire il suo impegno nella lotta al terrorismo. A una settimana dagli attacchi di Parigi si intensificano e si moltiplicano gli incontri bilaterali fra capi di Stato europei e internazionali per mettere a punto una strategia comune nella lotta al terrorismo islamico, tema che è stato al centro anche del colloquio telefonico di ieri fra il presidente americano Barack Obama e il premier Matteo Renzi. Entrambi i leader hanno ribadito il loro impegno costante per sconfiggere l'ISIS, porre fine al conflitto in Siria e assicurare tutto il possibile per proteggere i cittadini da minacce terroristiche, fa sapere in una nota la Casa Bianca, mentre Renzi assicura che l'Italia farà la sua parte insieme agli alleati internazionali e che il nostro paese è impegnato in prima linea nella sorveglianza e nella difesa dei cittadini, anche se l'allarme terrorismo non deve alimentare ansie e psicosi, ha sottolineato ieri il Premier dopo che sui social network si era diffusa la notizia falsa di imminenti attentati a Roma. Se da una parte rassicura i cittadini, la prossima settimana il governo presenterà alla Camera un emendamento alla legge di stabilità per destinare 200 milioni alla sicurezza, dall'altra il Premier è al lavoro insieme agli alleati internazionali per definire gli interventi più efficaci. L'Italia resta comunque dell'idea che la strada migliore da seguire sia quella diplomatica, una soluzione politica quindi che per Renzi non può prescindere dalla presenza della Russia al tavolo delle trattative per risolvere la guerra in Siria, passaggio determinante nella lotta all'ISIS. Dunque, niente invio di truppe di terra, concetto ribadito anche dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Nessuno ha intenzione di inviare contingenti con migliaia di soldati in Iraq. Anche se l'Italia è presente nelle zone di guerra dove i nostri militari sono impegnati nella coalizione anti-ISIS. In Iraq siamo il primo contingente tra i paesi europei e facciamo un lavoro di addestramento che permette di riconquistare le città cadute in mano al califfato, spiega il ministro della difesa Roberta Pinotti. Quelle città, ma poi anche le nostre città, quelle da difendere, quelle in cui forse ci sentiamo da qualche giorno meno sicuri o senza dubbio più vulnerabili. Dunque sì, la prudenza, sì, l'attenzione, ma non la psicosi e la paura che, come nella giornata di ieri, passa e viaggia troppo velocemente. Guardate cosa è successo e com'è finita. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di procurato allarme. A dare l'input ai magistrati, il Premier Matteo Renzi, non poco irritato da quella notizia, una bufala come l'ha definita, circolata su WhatsApp con un audiomessaggio. Una madre mette in allerta la figlia, l'avverte di non recarsi in centro perché aveva saputo da un'altra madre che lavora al Ministero degli Interni di un imminente attentato dove si riunisce la movida romana. Parole che si diffondono alla velocità
velocità della luce sui cellulari dei giovani. Dopo 8 giorni in cui si sono susseguiti falsi allarmi e notizie completamente inventate, questa è l'ultima in ordine di tempo ed anche la più clamorosa, tanto da far intervenire il Presidente del Consiglio. Non credete a queste falsità, ha scritto, usando lo stesso mezzo di comunicazione, un WhatsApp che ha fatto il giro degli studenti esattamente come il messaggio d'allarme. 16 secondi durante i quali si rivolge ai ragazzi: siamo molto attenti e determinati, ma è fondamentale che non cadiamo nella trappola di chi vuole rinchiuderci a chiave in casa e farci vivere nella paura. Ieri sera la donna ha provato a spiegare agli inquirenti che era stata presa dal panico e non voleva che la figlia uscisse. Ora resta da capire se queste spiegazioni saranno sufficienti per fermare l'attività della magistratura. Il reato di procurato allarme può essere applicato sia per un comportamento doloso, ma anche per colpa, cioè quando è frutto di una negligenza o di una sottovalutazione, e sarebbe proprio questo il caso. Intanto il 18 novembre scorso, ma la notizia è stata diffusa solo ieri, la polizia ha arrestato 2 siriani, 18 e 19 anni, all'aeroporto di Ciampino. Tentavano di lasciare l'Italia con passaporti falsi, uno norvegese e uno francese, destinazione Malta. Arresti eseguiti anche grazie all'incremento delle misure di sicurezza negli aeroporti, considerati fra gli obiettivi sensibili, che a Roma sarebbero 1.440. Ambasciate, ministeri, chiese, ma anche gli stadi e le zone del centro maggiormente frequentate dai giovani. Se l'allerta nella capitale è altissima in vista del giubileo, massima attenzione anche nelle città ritenute più a rischio, le città d'arte ad esempio. Sorvegliati speciali a Milano, La Scala e il Duomo. A Torino la Reggia di Venaria è chiusa al pubblico oggi per garantire la massima sicurezza al Premier Renzi in occasione del primo Digital Day italiano, la convention sull'innovazione digitale in Italia. Ecco, proprio da Torino pochi istanti fa il Premier Renzi ha ribadito in qualche modo il concetto non sottovalutare ma restare umani, ha detto il Presidente del Consiglio, il terrorista è colui quale ti uccide e se non ti uccide prova a farti vivere nel terrore come piace a lui. In questo senso, a livello di sicurezza e di pomeriggio comunque di massima allerta, c'è anche la giornata ancora di oggi, perché in particolare a Roma ma anche in altre città sfileranno i musulmani d'Italia contro ogni radicalismo. D'altronde la battaglia al radicalismo che porta al terrorismo si era già vissuta come condanna molto forte nella giornata di ieri nelle moschee europee, primo venerdì di preghiera dopo le stragi di Parigi. Not in my name, non nel mio nome, non nel nome della religione islamica. Il mondo musulmano in Italia condanna il terrorismo, le stragi di Parigi, si smarca senza se e senza ma dalla ferocia dell'ISIS, perché non si confonda religione e barbarie. Oggi pomeriggio a Roma in piazza Santi Apostoli, a una settimana dai fatti di Parigi, una manifestazione nazionale contro il terrorismo promossa dall'Unione delle Comunità Islamiche Italiane. Ci saranno musulmani d'Italia, marocchini, pakistani, senegalesi, turchi, imam delle moschee, teologi sciiti. Una piazza che sarà aperta a esponenti di partiti, associazioni, sindacati. Una mobilitazione che, isolando ogni forma di radicalismo, protegga le giovani generazioni dalle conseguenze di una predicazione di odio e violenza in nome della religione, dicono gli organizzatori. Stamattina i rappresentanti delle organizzazioni promotrici di Not in My Name sono stati ricevuti alla Camera dei Deputati. Va stabilito il principio che il terrorismo non ha religione, ha affermato la Presidente Laura Boldrini. Una dura condanna delle stragi di Parigi è venuta da Abdullah Radouane, direttore del Centro Culturale Islamico d'Italia. Ieri nel sermone del venerdì in moschea a Roma è stato aggiunto un paragrafo: la vita umana è sacra e gli attentati non sono accettabili dall'Islam e dai musulmani. Con la manifestazione di oggi, dicono gli organizzatori, vogliamo mandare un segnale chiaro e forte contro i terroristi che sfruttano la nostra religione per uno scopo che non è il nostro, e vogliamo gridarlo forte: non si uccide in nome di Dio, non si uccide, punto. Anche a Milano la comunità musulmana si mobilita questo pomeriggio a piazza San Babila, un sit-in in concomitanza con quello di Roma per dire no al terrorismo e alle guerre, ma anche all'islamofobia, e chiedere per i musulmani il riconoscimento di una cittadinanza a pieno titolo.
Roma, dicevamo, Roma che rimarrà al centro dell'attenzione mondiale nelle prossime settimane. Mancano 17 giorni all'inizio del Giubileo. Lo sapete, le preoccupazioni della sicurezza, ma ahimè anche quelle legate ai ritardi, alle carenze. Si cerca una corsa contro il tempo, che però mai ha fatto ipotizzare, soprattutto sul fronte dell'offensiva terroristica, di cancellare l'anno santo. Lo ribadisce il Vaticano, che a dire la verità in queste ore ha da gestire un altro countdown più imminente, decisamente più imminente, ma carico di incognite. Ascoltate. Sotto il cielo di Roma, l'ultimo sviluppo nella nuova saga dei corvi in Vaticano si scopre questa mattina. Non ho paura della verità, aveva detto il giornalista Emiliano Fittipaldi, ma certe verità gli costano uno dei 5 rinvii a giudizio per l'inchiesta sulla sottrazione di documenti riservati dalla Santa Sede, il famoso Vatileaks 2. Lo stesso per l'altro giornalista, Gianluigi Nuzzi. Degli altri 3 mandati alla sbarra, poco da dire, sono Monsignor Balda e Francesca Sciauchi, la PR rampante, loro già arcinoti, più un ex collaboratore della commissione referente sull'economia vaticana, Nicola Maio. E intanto viene contestato anche il reato di associazione a delinquere, ma sui 2 giornalisti si apre un caso storico. È la prima volta negli annali del Vaticano che 2 operatori dell'informazione, sia inteso operatori anche stranieri, vengono messi sotto accusa davanti ai giudici del Papa. I loro 2 libri, Avarizia e Via Crucis, hanno rivelato scandali, ricchezze, spese pazze e affari dei cardinali. In fondo è quanto il Papa vuole combattere. Ma dal 2013 parlarne è reato. Nel codice penale vaticano è stato inserito un nuovo articolo, il 116 bis, delitti contro la patria, chiaramente si parla di quella vaticana, in cui a chi rivela notizie o documenti di cui è vietata la divulgazione si applica la pena della reclusione da 4 a 8 anni. Ed è esattamente questo che rischiano Nuzzi e Fittipaldi. Nel trionfo dei loro successi editoriali sono comunque indagati sotto il cupolone, per reati che in Italia diversamente sarebbero sul filo. Non potranno opporre di aver esercitato il diritto di cronaca. In Vaticano non esiste, così come richiamarsi all'articolo 21 della Costituzione italiana sulla libertà d'espressione, anche questo in Vaticano non c'è. E allora, salvo un intervento del Papa che può concedere la grazia, a processo concluso per i 2 dovrebbe essere richiesta l'estradizione al Ministero della Giustizia, poi toccherebbe accoglierla alla Corte d'Appello e sarebbe soggetta al ricorso in Cassazione. Il Vaticano sì, ha fretta. Si dice che il dibattimento potrebbe iniziare già la prossima settimana e concludersi in tempi record, prima dell'inizio del Giubileo previsto per l'8 dicembre. Giubileo, ricorda qualcuno, dedicato alla misericordia, che potrebbe davvero fare la differenza. Poi c'è lo sport, l'avete sentito, l'allerta del Belgio ha causato qualche cancellazione di partita, ma è proprio al calcio che si chiede una cosa tanto semplice quanto difficoltosa in questo momento: tornare alla normalità. Proveremo a farlo anche nel nostro campionato, ma già dalle 18 capiremo quanto sarà difficile. Sentite perché. Non sarà uguale per tutti ascoltare la Marsigliese negli stadi italiani. Sicuramente c'è una squadra, la Roma, per la quale giocare a Bologna significherà molto di più per la sua anima francese. Nel tragico venerdì degli attacchi, Lucas Digne vestiva la maglia dei blu e in queste ultime ore ha confessato il suo disagio nel pensare al calcio. Nello stadio parigino il tedesco Rudiger ha trascorso tutta la notte con la sua nazionale. Nella Roma è francese anche Van Keur, come il tecnico Garcia, che una settimana fa si trovava in tribuna a pochi metri dal presidente Hollande. Dobbiamo rimanere uniti e continuare a vivere per non dare ragione a non so come dire, non sono neanche persone. Come se non bastasse questo vortice emotivo, nello spogliatoio romanista c'è anche Seydou Keita, passaporto francese ma nato in Mali, proprio nella capitale Bamako, dove ieri c'è stato un altro attentato terroristico. Oggi Keita giocherà titolare al posto di De Rossi, al quale Garcia deve rinunciare, come anche ai velocisti Gervinho e Salah, che hanno finora garantito reti pesanti. Non si può dire lo stesso di Dzeko, che stavolta deve fare il centravanti vero e non solo di manovra. Nel Bologna, rivitalizzato da Donadoni, ci sarà l'ex destro. Stasera lo Juventus Stadium sarà un polo d'attrazione calcistica e non solo. La sfida tra i campioni d'Italia e il Milan avrà un imponente piano di sicurezza, 650 steward di sostegno, cancelli aperti dalle ore 18 e già pronto un piano di evacuazione. Anche qui ci sono i transalpini Pogba ed Evra, più il tedesco Khedira, che hanno vissuto il dramma di Parigi. Poi c'è l'essenza di una partita che rappresenta molto per Allegri Mihajlovic. L'allenatore juventino ha fatto capire che non vuole rassegnarsi a fare da comprimario e allora le vuole vincere tutte e 5 fino a Natale. Sta meditando una formazione senza Cuadrado, con Hernanes alle spalle di Morata e Dybala. Mihajlovic sente una strana atmosfera intorno al Milan e chiede giudizi più equilibrati. Bacca guiderà l'attacco con Niang e Cerci.
Domani esame in casa agevole per l'Inter, che affronta il Frosinone, e per l'altra capolista fiorentina alle prese con il derby toscano con l'Empoli. Il Napoli in trasferta contro il disperato Verona. Torna in panchina Montella, nuovo tecnico della Sampdoria. Allora, siamo in chiusura, l'ultimo aggiornamento riguarda quel mosaico politico che si va faticosamente componendo, che riguarda i candidati pronti a correre per le prossime comunali, città molto importanti, lo sapete, in ballo. Per quanto riguarda Napoli è arrivato l'annuncio di Bassolino, che ha rotto gli indugi, ha detto mi candido, già sindaco di Napoli, anche presidente della regione, pronto per le primarie del centro-sinistra. Per quanto riguarda Milano ci sono novità, ne parliamo tra poco in TG Cronache con ancora l'informazione sulla 7. Grazie, noi se volete ci vediamo domani e buona domenica.